Amici di tutto campo, buona serata dal caffè Amaranto, buonasera al nostro mister preferito. Grazie per il mister. No. Che oggi sono mister un po' tutti, però tu sei proprio un mister proprio di quelli. Col patentino. Qui abbiamo anche, si può far vedere, questi sono i tuoi appunti. No, fammi vedere, perché bisogna far vedere come un allenatore guarda la partita. No, semplice. Se io ho messo un po' giù. Ce l'avevo in tasca e non è che l'ho portato apposta. Un allenatore come guarda una partita, tipo ieri era a vedere appunto Arezzo al Bissola, come la guarda, con che occhi guarda un allenatore una partita rispetto allo spettatore qualunque? Ma prima vedi un po' come si mettono in campo, poi io obiettivamente guardo sempre la data dei ragazzi più giovani, che caratteristiche hanno, se sono destro, sinistro, tutte queste cose qui. Però so che per l'Arezzo non hai avuto problemi, però se possiamo vedere il modulo dell'Albissola facevo un po' fatico perché obiettivamente era un po' anomala come impostazione tattica. Poi è una squadra che si è chiusa molto, giustamente ha fatto la propria partita, però era una squadra che obiettivamente non dava tanto fastidio, proprio perché la loro idea, forse hanno visto la partita quella del Pontedera, dove il Pontedera è venuto a giocarsela troppo a viso aperto e dopo 20 minuti, mezz'ora la partita era finita. Invece loro sono stati bravi da una parte, però obiettivamente, ora si va tanto per parlare di loro, ma nella situazione in cui sono loro devono anche puntare a vincere qualche partita, perché avere un punto dopo tante partite devi puntare anche a vincere, sennò il campionato, come si dice a Napoli, la candela si consuma e la processione non va avanti. Ah, così si dice a Napoli? Sì. Quando le partite vanno avanti e tu non fai risultato. Ecco, l'aveva detto dal canto che era una gara, di solito gli allenatori lo dicono spesso, no? E a volte anche per mettere le mani avanti, perché dice arriva l'ultima in classifica, no? State attenti che la partita è difficile, però lo dice anche però persone che sono stati giocatori, che sono stati appunto, che hanno già esperienza all'allenatore, perché effettivamente cosa succede quando arriva la squadra ultima, cioè che i giocatori psicologicamente tendono a sottovalutare l'impegno, oppure c'è un eccesso di sicurezza, capita spesso che invece sono le gare più difficili queste. Ma è sempre così, al di là dei giocatori anche l'ambiente in generale, si aspetta che tu dopo mezz'ora sei già 3-0, invece nel calcio sono quelle partite che, e ti dico che per me l'Arezzo ieri ha dimostrato proprio di avere grandissima maturità, perché ha vinto una partita che non era facile, come dicevo prima, anche l'ambiente non accetta neanche il minimo errore, perché se giochi contro, faccio un esempio, il Novara, c'è sempre quel poco di paura, di attenzione in più. Invece queste sono le partite che dove l'Arezzo secondo me ha dimostrato di avere una grandissima maturità, ha avuto pazienza, non ha beccato grossa ripartenza, anche perché te l'ho detto, loro tranne con Russo, che è un ragazzotto abbastanza vivace, però non hanno creato neanche i presupposti per farti del male, mentre tu hai avuto pazienza. Il secondo tempo ha cambiato gli uomini, perché ha messo Persano, che obiettivamente ha lasciato un po' più libero anche Brunori, e l'hanno vinta meritatamente. Questa mossa è stata già vincente in altre partite, tra cui quella con l'Arzachena. Ieri è che è successo che Brunori si allarga e entra Persano, entra però anche entrato Serrotti anche. Infatti ti volevo chiedere se, come hai valutato, visto che ieri ha fatto un po' girare, no? Perché non poteva giocare sempre gli stessi, in particolare la prova di Bruschi e di Tassi. Hanno fatto un po' fatica, come tutta la squadra, poi sai, purtroppo sono incappati anche in quella giornata dove non tutti erano al meglio, perché se gli fai gol il primo tempo, secondo me dopo diventa molto più facile. Invece loro purtroppo sono incappati, diciamo la verità, forse nel peggior primo tempo della squadra, però avranno ancora modo di mettersi in mostra, perché sono due ragazzi interessanti e secondo me dal canto è troppo intelligente, sicuramente un'altra prova gliela darà sicuramente. Ecco, quindi una squadra che anche nella giornata, diciamo, magari apparentemente più faticosa, però comunque ha fatto vedere di essere squadra, ha fatto vedere comunque delle buone trame, quindi non ci si pone limiti. L'Arezzo è secondo, al momento secondo in classifica mentre vi parliamo, al di là di quelli che sono i risultati di posticipi, può essere un fuoco di paglia, o anche perché la classifica ancora è priva, no, di una completezza, ci sono 3-4 squadre che devono recuperare diverse partite. Però insomma, l'Arezzo ha già superato indenne degli scogli come Pisa e Siena, in casa finora ha sempre vinto. Sì, diciamo che io dico la mia, secondo me se arriviamo al girone, fine girone d'andata, dove poi ci sono
credo, spero, tutte le squadre che hanno fatto tutte le partite, sennò qui non si capisce nulla, perché sono squadre che hanno fatto 4 partite, 5, chi 8. E secondo me quando arrivi lì e devi dire a che punto sei, lì e poi devi essere bravo anche se siamo in una posizione di classifica importante, se uno può fare anche un pensierino di mettere qualche altro giocatore al punto giusto, uno può fare anche pensare di fare qualcosa di importante, però bisogna, secondo me bisogna arrivare a fine giorno d'andata e vedere un po' com'è la situazione. Un Dal Canto che sta convincendo molto rispetto, diciamo, al rapporto che si era creato anche viscerale con Pavanel, perché ovviamente era una situazione di battaglia totale, no? In cui la componente umana dell'attaccamento, no? Chiaramente aveva prevalso. Qui invece una stima, soprattutto, poi ci sarà anche l'attaccamento affettivo con il passare del tempo, ma per il momento è una stima pura dal punto di vista, no, tecnico, di quello che sta facendo. Oltre tecnico, io ti ho detto, io vado a vedere gli allenamenti, è un ragazzo che lavora, già il fatto che uno va in campo, lavora, è organizzato, la gente la vede queste cose qua. Poi io dico sempre che alla fine il campo è lo specchio di tutto, cioè si vede che lui è lì, ci tiene, è venuto qui a giocarsi una bella carta in una piazza importante, sa che per lui questa piazza qui può essere un trampolino di lancio importante per il futuro, che fino adesso sta meritando. Quindi al di là dell'affetto proprio tecnico, c'è anche proprio il fatto che lui è uno che lavora sul campo, il campo parla sempre. Qui parla insomma. Come parla? Per noi, io l'ho detto, è molto, molto organizzato, lavora bene, poi si vede che i ragazzi lo seguono, si vedono, perché è vero, ieri ha messo 2 ragazzotti, però purtroppo sono incappati nella giornata un pochino negativa, però vedi anche il fatto di far giocare i ragazzi giovani, lo seguono, si vede che lo seguono. C'è forse un pochino Chiechi, che è quello che ha avuto meno possibilità, però secondo me prima o dopo anche lui avrà la sua opportunità. Una sola, poi ricordato bene, è vero che l'Albissola aveva in campo, è partita con 4,99, però l'Arezzo aveva altrettanto diversi 98, tanto che l'età media era di un anno diversa, e quindi ecco, sono giovani però che dimostrano anche una maturità, perché anche a sentirli parlare, dopo ne sentiremo alcuni, e a sentir parlare questi protagonisti, tra cui lo stesso Persano, insomma, anche questa è una componente non secondaria. No, ma è importantissima, anzi, io l'ho detto, anch'io l'ho detto, vado a vedere molto l'età dei ragazzi, quelli più interessanti, ma te l'ho già detto, questa è una squadra che proprio ieri, secondo me, ieri nella partita, come diceva Dal Canto, che era quella che faceva un pochino più paura proprio per i tanti motivi che abbiamo detto, ha dimostrato proprio di essere già una squadra matura, perché poi si viene da una sconfitta che fa, è vero, c'è contro la Juve, però fanno sempre male le sconfitte, anche che giocavi contro un Under 23, e invece la squadra è stata in campo presente, con responsabilità, con sapendo il fatto che incontrava una squadra sì obiettivamente inferiore, però non ha mai perso la testa, non è mai andata avanti scriteriatamente, e alla fine giustamente il risultato gli ha dato ragione. Qualcosa bisogna dire però su Persano, perché quel tipo di attaccante che sembra veramente indemoniato davanti alla porta, no? Perché entrare non è da tutti, entrare e incidere in questo modo, la storia del calcio è piena di attaccanti di questo tipo, no? Però l'Arezzo ne ha uno, non vorrei che diventasse l'etichetta, no? Lo tengo in panchina e poi lo faccio entrare, no? E no, segna. Però devo dire che ha un impatto devastante sulla partita. Sì, è un ragazzo che ha voglia, si vede che ha volontà, poi obiettivamente fino adesso la porta l'ha vista, forse andiamo a vedere i minuti giocati, i gol realizzati, la media è abbastanza alta, quindi, ma si vede anche contro la Zaghena, te l'ho detto, ci sono quei piccoli episodi che si vede che è una squadra che ha fame, e Persano secondo me, come dicevi tu, anche per l'età che ha, si vede che è un ragazzo che ha fame, che è cattivo, che vuole fare qualcosa di importante, e questa è una squadra che secondo me ci darà grosse soddisfazioni. E tu l'hai detto fin dall'inizio, devo dire che hai detto una squadra che sarà farà del filo da torcere. Sì, anche perché te l'ho detto, lo specchio delle squadre sono gli allenamenti, la volontà che ci metti quando vai al campo. Io l'ho visti 3-4 anche di più allenamenti, e lì vedi che la squadra è viva e i giovani sono interessanti. Ecco, perché poi spesso ci si affida anche alle società di Serie A, che magari hanno piacere di mandarti questo o quello, e uno può essere anche bravo, però può essere anche bravo ma non avere appunto queste doti anche di applicazione, quindi qui
non so quanto è stato voluto anche questo aspetto, se è stato approfondito, se è possibile approfondirlo nel calcio di oggi. No, ma è, come dicevamo prima, questo è un giovane che la differenza tra avere un under 23 che è tutta la tua squadra, cioè per farci un esempio la Juve 23, tipo la Juve, così è una così a caso, uno la Juve. È vero che è un campionato che faranno esperienza, però ti rapporti sempre con ragazzi della tua stessa età e ragazzi che già conoscevi. Mentre faccio un esempio, i 98 nostri, Pinto, si rapportano anche con i vari Cutolo e vedono anche che certi giocatori, pur essendo esperti, tra parentesi più anziani, come si allenano, come approcciano. La differenza di mandare un giovane ad Arezzo oppure fare l'under 23 con la tua stessa squadra è questa, che lì sei sempre, cioè, i vari giocatori si conoscono da tanti anni, mentre i vari Pinto, questi qua, si confrontano anche con Foglia, con Cutolo e vedono anche che significa avere la mentalità, pur essendo non giovanissimi, di come ci si allena anche a quell'età lì. Questa è la differenza. Beh, ce l'hai fatto capire davvero bene, grazie Agostino. Grazie. E mi sa che comunque non so se alla Bissola hanno bisogno di un allenatore. Ma mi sa che ci andrei ugualmente, perché lo sponsor sta andando sotto il mio numero, sì, di telefono. Il numero di telefono va sempre in onda. No, è una squadra che obiettivamente farà fatica, è inutile stare lì. Comunque c'è gente come Cossini, come Kais, come altri che comunque hanno già un background. Cossini poi non ne parliamo. Sì, sono tre o quattro, poi gli altri sono ragazzotti interessanti, perché ci sono anche 2000 bravini, però... Cioè venire anche qui con un punto e cercare solo di portare via un altro punto non fai fatica. A volte è meglio avere una squadra sbarazzina, ne pigli anche due o tre, però rischiare un pochino di più, quella è l'unica cosa. Poi ogni allenatore ha le sue idee e il suo modo di approcciare alla partita, però obiettivamente così faranno molta fatica. Grazie ad Agostino Iacobelli, tra poco ritorneremo con il collega Francesco Caremani, rimanete con noi. Bentornati al Caffè Amaranto, abbiamo con noi il collega Francesco Caremani, buonasera. Ciao Fabio, buonasera. Ben ritrovato, uno dei più grandi narratori, almeno della nostra, che sono, diciamo, residenti nella nostra provincia di calcio, però che ti fai apprezzare. È ripartito un po' alto, abbassato. Però che ti fa apprezzare, perché grazie. I tuoi pezzi, ad esempio, su Tutto Sport sono straordinari, no? Perché comunque ci raccontano degli spaccati anche poco conosciuti, anche a livello estero, no? di calcio. Dico quello che penso, cioè sono fortunato perché mi chiedono quel tipo di pezzi, io credo che quei pezzi sono nelle mie corde, non solo per la scrittura, perché non c'è solo quella, ma anche la capacità poi di andare su internet e trovare magari quelle cose che altri non è che non troverebbero, semplicemente succede così. Io sono un freelance, vivo di ricerca e di idee, e chi è assunto spesso non ha voglia di fare quella fatica là. C'hanno il piattino. Così, no, guarda, lo dico proprio come la penso, è così, quindi mi lasciano spazio, campo libero e arrivo clamorosamente appunto ad Arezzo, come dicevi te, dove persone con mezzi più grandi dei miei, testate molto più importanti appunto della mia, poi io essendo freelance, come dire, rappresento solo me stesso, non arrivano per mancanza di voglia. Succede anche che chi fa il giornalista qualche volta lo fa da impiegato. Li posso solo, cioè, ma non è una constatazione, però li ringrazio, perché poi chi mi permette di scrivere pezzi e chi, come dire, non raggiunge determinate notizie, alla fine mi dà tutto questo spazio e tutta questa possibilità. Beh, questo, cioè, ogni tanto anche freelance è un piccolo vantaggio. Sì, è clamoroso, mondo, cioè, no? Nel mondo globale, nel mondo aperto è clamoroso, perché io penso sempre, guarda, quando si fanno, vabbè, qualche volta dai, succede, no? Di dire dove potrei arrivare col mio lavoro o dove sono arrivato, lo dico spesso ai giovani, non vi demoralizzate, pensate se voi potreste avere gli stessi mezzi e lo stesso tempo realizzativo, perché poi io per esempio adesso sono qui con te, dopo torno a fare un'altra cosa, prima di fine sera un'altra cosa ancora, c'è chi invece non solo ha i mezzi ma anche tutto il tempo per concentrarsi su un unico pezzo, non è male, anzi non sarebbe male, ecco, provarlo. Come viene questo pezzo, ecco, bravo. Però almeno una volta provarlo, dai, la soddisfazione sarebbe. Allora, c'è qualche, per quello che hai potuto così annusare, osservare, potrebbe nascere una possibile storia da questo Arezzo, secondo te?
Secondo me questo Arezzo è già una storia, lo è per quello che è successo l'anno scorso e lo è anche per come è subentrata questa nuova società. Parliamoci chiaro, io ero proprio da te, se non sbaglio, quando chiesi a Pieroni che cosa muoveva persone fuori l'Arezzo, no? a prendere una società come l'Arezzo, che era una domanda sì provocatoria, però anche da uomo della strada, banale, cioè capire perché alcuni vengono e si comportano come Matteoni, altri per fortuna vengono, anzi vengono, virgola, per fortuna e si comportano in questo caso come Pieroni e come la Cava, cioè nel senso vengono per fare calcio. Cioè, e si capisce, nel caso di Pieroni in modo particolare, che il loro business è il calcio. E questo, lo dice la classifica, ma lo dice un po' tutto l'ambiente amaranto, fa bene naturalmente all'Arezzo. Quindi la storia c'è. E secondo me inizia, anzi non continua, ma inizia a esserci anche nei singoli. Io ho eletto Serrotti, mio giocatore preferito, ma sto ascoltando con molta attenzione tutte le interviste di Dal Canto. E mi impressiona perché è un allenatore che sa stare al suo posto e spiego questa frase, cioè significa non, molto spesso purtroppo noi usiamo questa frase per dire non mi rompere, stai al tuo posto, no, è proprio la consapevolezza del ruolo, è uno che sa dove sta, dove deve stare e cerca in tutto questo di trarre il massimo da sé, dalle sue competenze e dai calciatori a disposizione. E più parla, devo dire, ci sono allenatori che più parlano e peggio mi sento, invece Dal Canto più parla e più mi convince. Tra l'altro non era facile comunque entrare in un posto dove si era creato, no, un rapporto così particolare che andava oltre il tecnico, come era stato, no, tra la tifoseria, la città e Pavane. Sì, allora, devo dire questo, noi l'anno scorso abbiamo vissuto due momenti diversi, il primo con Bellucci e qui secondo me Dal Canto rischiava di scontare lo stesso peccato originale, cioè l'allenatore preso dal settore giovanile. Per fortuna così non è stato, si vede anche nella preparazione fisica che è stato un problema grande l'anno scorso a cui Pavaniel poi ha dovuto porre rimedio e quest'anno quindi la preparazione tattica, la preparazione fisica fatta da grande professionista Dal Canto con tutto lo staff e immagino anche la società. Dall'altra parte è vero che Pavaniel ha creato qualcosa di irripetibile, credo i tifosi con lui, lui con i tifosi e verso la città e con la città per salvare una squadra che sembrava spacciata. E oltretutto la salvezza in campo secondo me era propedeutica poi a tutto il resto, quindi c'è la salvezza in campo, la salvezza economica, la cosiddetta battaglia totale naturalmente come è stata definita erano contestuali, quindi una nutriva l'altra in continuazione, in realtà nemmeno domenica dopo domenica, quasi ora dopo ora, giorno dopo giorno. Da questo punto di vista però che cosa è successo? Che Pavaniel è stato chiarissimo, cioè lui non è andato via perché voleva chissà quale piazza, non è andato via perché lo cercava una squadra di Serie A, probabilmente poteva sicuramente anche aspirare alla Serie B dopo la stagione che aveva fatto con l'Arezzo, ma ha detto la verità, problemi familiari, si voleva avvicinare a casa, ha accettato di allenare la Triestina e sta facendo il suo percorso. Io gli auguro che sia luminoso perché non è stato solo un allenatore ma una persona che ha dimostrato veramente tutto il suo valore umano qui ad Arezzo. Ecco, la battaglia totale è stata così totale, così omnicomprensiva, che secondo me ha anche esaurito in un bellissimo fuoco quel rapporto e quell'amore. Quindi credo che nell'immaginario un po' di tutti, soprattutto dei tifosi della curva, si è creato come un reset. E quindi Dal Canto, se vuoi, sì, aveva Pavaniel come figura, diciamo così, alle spalle, ma è arrivato in una situazione, non dico ottimale, ma buona, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista ambientale. Assolutamente, credo che poi al di là di quella che è stata detta, no, la motivazione familiare, allo stesso tempo, ma senza alcuna, diciamo, malizia o figuriamoci cattiveria, penso che però questa cosa è tornata bene anche alla nuova società perché è potuta ripartire, no, completamente da zero con un allenatore comunque scelto e con la programmazione che probabilmente voleva fare comunque, no, perché è chiaro quando sostanzialmente anche se lo stimi però devi comunque prendere un allenatore che c'era già, no? È un'altra cosa rispetto a un allenatore che scegli tu.
Sì, però è vero anche questo, e cioè che la società ha chiesto a Pavanel di restare, lo ha aspettato la risposta e poi però ha dimostrato di essere, e torna al discorso di prima, persone che hanno il calcio come focus principale e lo hanno dimostrato avendo già pronta l'opzione B, che non vuol dire, cioè, nel senso che B è meno di A, ma semplicemente se Pavanel dice di no, noi sappiamo già cosa fare. Hanno dimostrato che sapevano veramente cosa fare e hanno dimostrato di avere scelto, almeno fino adesso, la persona giusta che adesso andò dal canto. Che allora ascoltiamo nel dopo partita con l'Albissola. Era una partita difficile, come ho detto ieri, perché tanto, cioè, la solita frittata, se ne vedono mille di queste situazioni qua, perché viene in campo da noi una squadra ultima in classifica che c'è voglia di far vedere che non è così. Noi veniamo da un periodo dove ci decantano tutti e quindi tutti si aspettano che facciamo un boccone, invece il calcio non è così, l'ha dimostrato la partita di oggi. Però noi abbiamo tentato di isolarci da tutto quello che poteva essere intorno, abbiamo solo pensato che a tentare di vincere la partita. Siamo stati bravi, non abbiamo rischiato niente, non abbiamo concesso niente. È vero che il primo tempo non abbiamo creato tante occasioni da gol, però insomma, la squadra ogni volta che ha tentato di andare ad aggredire ha rubato la palla. Non è stata pericolosissima, perché le caratteristiche di quelli che sono in campo sono con due rifinitori e una punta centrale invece che con due attaccanti, perché è così e va bene così. È nata che se faccio il turnover non va bene, se non faccio il turnover non va bene. È nata che ho dei giocatori che secondo me oggi facevano fatica a fare la terza partita consecutiva, e se avessi messo lo stesso modulo davo dei punti di riferimento a loro che non volevo dare, e per le caratteristiche di quelli che sono scesi in campo era meglio partire così. Alla fine non abbiamo sofferto niente, è vero che non abbiamo prodotto come al solito. Però sì, io penso che tutte le volte vado in campo e faccio 10 palle gol come a Torino, sono un folle. E va bene così, sono contento per i giocatori. È chiaro che mettendo Mattia aumentiamo il peso davanti, lo vede un cieco, però insomma, pensare che lui potesse fare la terza da 90 minuti secondo me era follia, come mercoledì pensare che Belloni potesse rigiocare dall'inizio a Torino era follia. Va bene così, poi i cambi sono fatti, insomma, so che ho dei giocatori che se ho bisogno che entrino e facciano quel che devono fare, sono in condizione di farlo, come è stato oggi, però insomma, non sono delle intuizioni, sono dei calcoli normalissimi per uno che gestisce tutti i giorni i giocatori che c'ha. C'è stato un momento in cui hai temuto di non riuscire a vincerla, perché visto c'è stata la palla gol di Tassi in particolare, eccetera. Dio ci sta, ma non succede niente se non la vinco, faccio 0-0 e prendo un punto in casa con l'Albissola, che a qualcuno fa storcere il naso, e invece purtroppo alle volte succede così, sono delle partite che se uno non sta attento prende pure due schiaffi e le perde, io due schiaffi tento di non prenderli, quindi chiaro che tutti, io per primo, i giocatori per primi si aspettano che viene in campo l'Albissola e dobbiamo tentare di vincere la partita, ma noi siamo andati per vincere la partita, ho messo Belloni a 20 minuti dalla fine contro la Juve sull'1-1, quindi non fa differenza chi incontriamo, perché sennò do un messaggio sbagliato ai giocatori. Se le vincessi tutte allenerei la Juve al posto di Allegri, invece c'è Allegri, non ci sono io e non è per caso. Magari ci sarà in futuro. No, sono contento di essere dove sono ad allenare questi ragazzi qua, perché sono dei ragazzi che mi danno il piacere di realizzare quello che mi piace. Tento di valorizzarne il più possibile, perché se lo meritano. Questa sarà una settimana normale, perché non ci sono partite e poi c'è questa trasferta di Olbia, quindi una settimana che sarà utile anche per recuperare energie. Sì, dobbiamo usarla per recuperare energie e lavorare un po' di più, perché non abbiamo lavorato la settimana dell'infrasettimanale, come è normale che sia. Tentiamo di mettere un po' di benzina, perché fra 15 giorni riabbiamo un Tour de Force, forse il più pesante della striscia di campionato, quindi ora riposiamo un giorno e poi testa all'Olbia. Di nuovo insieme al Caffè Amaranto, insieme a Francesco Carimani, sei reduce anche da questa bella serata con il Museo Amaranto, no? Dove hai potuto presentare il tuo calcio sopra le barricate. È stata una bellissima serata, innanzitutto perché era un pubblico nuovo per me e anche io per loro. C'è stata una persona, Stefano, che mi ha fatto un grande complimento, perché mi ha detto: non ti conoscevo e ti apprezzo per l'umanità con cui sai raccontare il calcio, e poi perché il Museo Amaranto è una entità
nuova, non nuova di zecca, ma che si sta muovendo. Il mio intento quindi era duplice: da una parte ringraziare chi mi ha chiesto di fare la presentazione, l'unica istituzione che qui ad Arezzo me l'ha chiesto, quindi per me è stato un onore, e dall'altra con questa presentazione, con questa serata, far parlare comunque del Museo Amaranto. In realtà i tifosi aretini Amaranto sanno benissimo che cos'è, cosa offre. Io credo che abbia ancora grandi margini di crescita e speriamo appunto con Stefano Turchi poi di mettere in tavola altre iniziative, non con me come protagonista, ma semplicemente come portatore di buone pratiche, di buoni interessi, magari ospitare direttori e presidenti di altri musei in Italia, tipo io sono amico, sì, lo posso dire, amico del direttore e del presidente del Museo del Grande Torino, che è molto bello, però allo stesso tempo molto semplice, e proprio per questo può, in sinergia con quello dell'Arezzo, con il Museo Amaranto, dare degli spunti, dare degli input, insomma, importanti per sviluppare una storia, perché poi il museo racconta una storia, però poi diventa un luogo che deve sviluppare una propria storia, appunto, per raccontare e raccontarsi. Quindi è stato veramente bello. Oltretutto, cosa che non capita sempre, insomma, c'era anche mio padre, per me era... C'è molto... un legame particolare con il tuo babbo, vero? Che rapporto hai, visto che hai citato questa... È un rapporto forte, io non ho fatto il medico, lui questa cosa l'ha sofferta, lo sanno tutti quelli che ci conoscono, però è una persona, io lo dico sempre, non ho avuto mai bisogno di Spider-Man, Tex Willer o Batman, perché è sempre stato e sarà il mio supereroe, quindi questo è il rapporto che mi lega a mio padre. È bellissimo. E per tornare al discorso che facevi prima, no, del... cosa vengono a fare, no, i imprenditori da fuori, e mi sembra che anche con sfumature diverse, chiaramente con ruoli diversi e anche estrazioni e provenienze diverse, perché abbiamo un La Cava che anche è molto, diciamo, informale anche, no, nei rapporti, è una persona, insomma, che si fa apprezzare, che si fa voler bene, poi abbiamo conosciuto che seppur aretino, però magari non era conosciuto così, così bene da molti, è Massimo Anselmi che è il vicepresidente, abbiamo il Pieroni che ha creato con Testini questa squadra, cioè una società che comunque si è strutturata in un certo modo, che sta crescendo, domani verrà presentata un'altra delle sponsorizzazioni che si stanno aggiungendo piano piano. Ecco, come ti sembra proprio dal punto di vista dell'excursus di crescita societaria in un contesto istituzionale calcistico, ecco, che non è semplice anche per chi si vuole avventurare, no, nel calcio? Allora, loro hanno dimostrato, ma tutti quanti, appunto Anselmi compreso, che inizialmente non avevo citato, grande coraggio. Grande coraggio, soprattutto Anselmi perché aretino, perché poi non ricordiamoci che, insomma, fare le cose da aretino ad Arezzo è sempre complicato, cioè prendi una società, quindi devi cercare di fare bene, no? Perché poi alla fine tu ci vivi qua, Matteoni qua non ci viveva, è andato via, quindi, come dire, non, magari uno non lo ritrova più, però chi ci vive poi... in qualche modo deve rendere conto direttamente, no, ai tifosi, alle persone anche del suo operato. Io noto un tratto distintivo molto importante di questi tempi, e lo dico in una parola: competenza. Competenza tattica, competenza tecnica, competenza economica, logistica, organizzativa, e appunto, come dicevi tu, in un campionato complicato ancora di più purtroppo da un management nazionale non all'altezza, naturalmente, cioè, ma non lo dico io, lo dicono i fatti, cioè, c'è l'Entella che è ferma, non si sa se farà parte di questo campionato o di un altro campionato del limbo, con partite da recuperare. Avremo un campionato probabilmente dove arriveremo alla fine, vabbè, sicuramente si rimetteranno poi in pari con le partite, però in questo momento c'è una Pro Vercelli che ha 10 punti con 4 partite, quindi potenzialmente in testa alla classifica, una squadra molto forte. Quindi questo, hanno dimostrato grande coraggio, stanno dimostrando grande competenza, guarda, magari loro si aspetterebbero grandi riconoscimenti. Sai qual è la mia sensazione da aretino invece? Ah, un sospiro, cioè, dopo quello che abbiamo passato l'anno scorso, un gran sospiro di sollievo, cioè, come dirà, finalmente c'è, cioè, persone che sanno stare, cioè, che stanno sono le persone giuste al posto giusto, persone che stanno stare al loro posto, e questo è fondamentale. Cioè, alla fine io dico sempre, grande rispetto per i dirigenti, però un tifoso deve amare soprattutto i calciatori, no? Cioè, io non mi immagino sinceramente che ne so, un tifoso con il poster di Pieroni o di La Cava in camera, me lo immagino più con, non so, Pelagatti, Pelagotti, l'allenatore dal canto.
perché quanto più un dirigente di una società di calcio non si vede, quanto più lavora e secondo me quanto più dimostra la sua abilità. Quanto più evidente, quanto più parla, probabilmente abbiamo avuto l'esperienza l'anno scorso e poi per nascondere purtroppo dietro l'incompetenza, l'incapacità. Quindi dove noi vediamo la squadra, dove noi vediamo i risultati, vuol dire sempre nel calcio che dietro c'è una società che sta lavorando bene. E questo, ripeto, è un gran sospiro di sollievo, perché veramente, cioè, abbiamo rischiato tanto, abbiamo rischiato di vedere l'Arezzo un'altra volta fallire, chiudere i conti. Devo dire però che in quel momento, lo dico perché lo penso, perché è una cosa che ho percepito, l'Arezzo ha avuto una piccola fortuna, e cioè che era un momento tragico per il campionato di Serie C, per la Lega. La caduta dell'Arezzo sarebbe secondo me stato un effetto domino devastante, e quindi in qualche modo l'unico pizzico, cioè in tanta sfortuna, diciamocelo, l'Arezzo non è mai stata una squadra fortunata, soprattutto nel rapporto con le istituzioni calcistiche, ecco, in quel caso un pizzico di fortuna che ci ha tenuto in piedi quel pizzichino, quel tanto che bastava perché poi appunto arrivassero Pironi, la Cava e Anselmi per salvare la società e portarci finalmente a fare il calcio che Arezzo si merita, sperando poi magari nei prossimi anni di vedere qualcosa anche di meglio. Sì, probabilmente se non ci fosse stato anche il precedente del Modena, della radiazione in corso, no? Certo, perché perde il Modena, il Vicenza fallisce, ma resta in piedi. Cioè, ripeto, era veramente facile la situazione. Non a caso che, cioè, il presidente di Lega con tutto lo staff è venuto più volte ad Arezzo, ha incontrato il sindaco, ha incontrato, volevo dire, cioè, le persone che doveva incontrare, proprio per, secondo me, evitare il tracollo della categoria. Tant'è che ho trovato e trovo ancora le polemiche Gavorrano e compagnia bella, sinceramente, anche un po' ridicole per certi aspetti, perché poi io credo che ci vuole rispetto anche per quando si fa calcio, ci vuole rispetto anche per la storia del calcio, e voglio dire, l'Arezzo di storia ne ha rispetto a tante altre società. Tra l'altro Gravina è il nuovo presidente della FIGC, quindi vedremo adesso cosa succederà, se questa cosa avrà un riflesso anche appunto sul caso Entella, visto che Gravina si è sempre messo contro la Lega di Serie B e poi anche la FIGC quando ha avallato questa linea appunto della Lega di B. E quindi credo che poi l'Entella, non so se sei d'accordo, al di là delle legittime speranze di chi Pescaggio che avevano le altre società, però in mancanza comunque di una graduatoria ufficiale di ripescaggi, l'unica che avrebbe diritto è l'Entella, perché ha una sentenza a favore. Le altre, cioè, onestamente, erano tutte perdenti o retrocessi. Bravo, perdenti, mi sembrerebbe una cosa logica questa, assolutamente logica. Ripeto, è una situazione delicata, complicata, quella dell'Entella, ma quella dei campionati di Serie B e Serie C. Gravina presidente non era la mia figura preferita, io speravo che si potessero coagulare su una figura extra. Tutti mi dicono, ma un ex calciatore mi ha detto che sia un bravo dirigente, io dico ok, però visto che abbiamo avuto, tra virgolette, bravi dirigenti che ci hanno portato a questo punto qua del calcio italiano, magari proviamo invece una volta un ex calciatore, naturalmente uno di, almeno non ti dico di comprovate competenze perché magari fino ad ora non le ha dimostrate, ma almeno di comprovata intelligenza, quella è una cosa che si può vedere anche così, senza tastarla sul campo, ecco. Però hanno eletto lui, ha trovato anche, mi sembra, un buon numero di consensi, speriamo che possa essere l'uomo che rimetta in carreggiata, ripeto, non mi sembra che abbia fisico di ruolo di fare chissà che cosa, però l'uomo che rimetta in carreggiata il calcio italiano, e ce n'è bisogno, insomma. Devo dire che poi ognuno nel suo piccolo, nazionale con Mancini, piano piano, insomma, cerchiamo di rimettere a posto queste componenti, perché non ci dimentichiamo mai che al di là del nostro lavoro, al di là del tifo, quindi della passione, dello sport e del gioco, poi è un settore economico che in Italia fattura qualcosa come 1 miliardo di euro l'anno, paga tasse, cioè, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è sottovalutato. E questa è sottovalutata, ci sono migliaia di persone che lavorano con il calcio e che non sono solo i calciatori. E poi, numeri alla mano, è la quinta economia del paese. Ripeto, questo non deve essere mai sottovalutato, cioè non è che perché il calcio ci sembra qualcosa di più superficiale, allora improvvisamente lo possiamo chiudere perché c'è la crisi economica in atto, perché il paese è in difficoltà. Il paese è in difficoltà, ma significa che in difficoltà ci sono tutti i settori economici, il quinto del paese è il calcio. Ascoltiamo adesso Persano e Sala, le due interviste dopo la partita, poi ti faccio un'ultima domanda sulla Juventus Under 23. Nessuna partita è facile, perché si parte 0-0 comunque con tutti, che sia il Bisola o il Novara, la Provercelli, comunque
Ci abbiamo messo un po' a sbloccarla, però è stato, penso, lampante il fatto che abbiamo cercato fin dai primi minuti di schiacciarli. Loro non ci hanno mai tirato in porta in tutti i 90 minuti, quindi le partite si vincono non sempre al 20esimo, al 30esimo, l'abbiamo vinta al 60esimo e poi al 90esimo oggi, quindi va benissimo. Il campo ci ha penalizzato un po', ma sotto il profilo atletico penso che eravamo leggermente più sottotono per i minuti con la Juve, invece oggi abbiamo aggredito la partita, poi sinceramente nessuno ha accusato problemi di crampi, problemi di stanchezza, ha chiesto il cambio appunto per questi motivi, quindi penso che la stanchezza non si sia fatta sentire. Raccontaci il gol e come hai pensato di tirare? Non mi ricordo bene chi ha recuperato palla, però appunto abbiamo recuperato palla in zona offensiva, quindi ho visto un 3 contro 2, mi sono subito staccato dalla difesa e ho sperato che palla non mi arrivasse, ovviamente. Fortunatamente Davide Buglio mi ha visto, me l'ha data, ho spostato palla, ho tirato e complice anche una deviazione del difensore, fortunatamente è andata dentro. In risultanza hai fatto tutto il giro, questo dimostrava anche quanto ci tenevate a questa vittoria, visto che la partita era diventata complicata. Sì, no, quando le poche volte che segno non capisco più, diciamo che mi lascio andare, penso che il gol sia la cosa più bella che esista per un giocatore, cioè far gol è appunto la sensazione più bella che un giocatore può provare, quindi è giusto lasciarsi andare alle emozioni e non pensare troppo a quello che succede intorno. La classifica è lì, però noi non la guardiamo, perché se iniziamo a guardare la classifica adesso per forza di cose lasciamo dei punti per strada, e soprattutto si tratta di una classifica falsa, perché sono tante squadre che hanno giocato meno partite, tante squadre che devono fare dei recuperi, quindi direi che la classifica si guarda a maggio, quando poi il campionato finisce, per vedere quanto saremo arrivati. Adesso dobbiamo solo pensare ogni partita, entrare in campo per fare 3 punti come oggi. Qual è la forza di questo gruppo? Penso che le forze di questo gruppo siano principalmente due: l'umiltà, che ci contraddistingue in ogni allenamento, in ogni partita, e l'unione, perché anche oggi si è visto un gruppo unito, anche chi non parte dall'inizio è sempre dentro la partita, chi entra dopo fa sempre bene. Oggi, anche oggi, Persano ha fatto 2 gol in campionato, è entrato 2 volte dopo, e non è un caso perché chi entra dopo ci serve per dare una mano in più. Per un attaccante è importante fare anche il gol del 5-0, poi naturalmente se viene questo gol come quello dell'Arzaghena, che pesa un po' di più, fa altrettanto piacere. Però l'importante, io vedo a livello di squadra, parlo come squadra, di non aver mollato di un centimetro durante la partita. Sapevamo che la gara ci poteva mettere in difficoltà in alcuni momenti della partita, quindi abbiamo superato bene questa situazione e siamo andati in vantaggio, perché comunque abbiamo avuto delle occasioni sia al primo che al secondo tempo. Poi fortuna che ho fatto il gol dell'1-0, però sono contento sia di come ha reagito la squadra e di come ha mantenuto l'andamento della gara. Il mister fa le sue decisioni, fa le sue scelte, e noi dobbiamo cercare di rispondere nel migliore dei modi, sia da chi parte dall'inizio, chi subentra, anche perché siamo un gruppo molto unito, quindi dobbiamo pensare solamente a far bene, a dare il 100% sia chi parte dal primo minuto che chi subentra dalla panchina, anche perché tante volte chi subentra magari può dare una mano importante alla squadra, come si è verificato più di qualche volta quest'anno, anche perché anche contro la Juve chi è entrato ha fatto bene, quindi questo vuol dire il gruppo che siamo e gli obiettivi che noi abbiamo partita per partita. Un gol che ti sei costruito, perché insomma hai fatto una gran cosa, no? Prima anche del tiro. Sì, ho sfruttato il tocco di Belloni che ha smorzato la palla in aria, mi sono fatto trovare pronto, poi senza guardare la porta ho tirato. È andata bene perché ho fatto gol. Riesce ad avere sempre un grande impatto, comunque, cioè entri subito pronto, subito reattivo, questo che ci ha sempre colpito fin dall'inizio che ti abbiamo visto. Sì, io cerco di dare il 100%, che sia un minuto, che sia una partita intera. Io entro in campo, cerco di aiutare la squadra, poi a livello personale l'attaccante è importante fare il gol, me lo cerco perché ho voglia di fare gol. Quindi dobbiamo continuare solo su questa strada, siamo un gruppo giovane
ma che comunque ha tante personalità e tanta voglia di fare. Bene, sempre interessati, sono anche ragazzi, come dire, molto maturi, come dicevamo prima con Agostino Iacobelli. Ti volevo chiedere, i tifosi dell'Arezzo, sai, non sono andati a, come scelta, insomma, come, anche come segno di, a parte della partita il giovedì alle 3, che vabbè, già questa si commenta da solo, ma poi c'era soprattutto la, la componente del non condividere, no, la, l'inserimento delle famose squadre B, in questo caso della Juventus Under 23, le altre che dovevano essere Milan e Roma poi si sono ritirate, il Milan aveva già scelto Simone, no, come, come allenatore, e quindi ti volevo chiedere se condividi la scelta dei, dei tifosi, cioè se ritieni un danno, per, visto che è il campionato di campanili, inserire così dall'alto delle realtà che rischiano di, già è scombussolata abbastanza la situazione, di aggravare ulteriormente anche la competizione che c'è in questi gironi. Allora, la presa di posizione forte, della quale condivido il principio, l'unica cosa che hanno scritto che secondo me era sbagliata è il fatto, dice, contro la valorizzazione dei giovani. In realtà le seconde squadre nascono proprio per valorizzare i giovani, ma non è quello il punto, il principio lo condivido. Ne ho parlato direttamente con Damiano Tommasi, io mi sono confrontato con lui perché secondo me il calcio italiano è un calcio di provincia. In Italia abbiamo una sola metropoli, quando lo dico molti si arrabbiano, ma è Milano, Roma è la capitale ma non è una metropoli. Il calcio italiano è un calcio di provincia, non è un calcio metropolitano, cioè non è quello inglese dove Londra per esempio ha 5 squadre e anche di più. Questo cosa significa? Significa appunto che nel calcio di provincia è la provincia che va valorizzata, squadre come l'Arezzo, mi viene in mente, posso dire che so, Pistoia, Modena, Vicenza, eccetera, eccetera. Questo cosa significa? Significa che noi non siamo la Spagna, dove non a caso le seconde squadre che militano nei campionati di Serie B e Serie C spagnola, ovviamente non si chiamano così, si chiamano in un altro modo, però, e dove naturalmente arrivano fino a che non si devono confrontare con la casa madre, di fatto sono campionati senza senso, cioè sono campionati dove sì, va bene, c'è chi vince, c'è chi va di sopra, dove si valorizzano tutti questi giovani, però come campionati in sé non hanno alcun valore. Cioè noi siamo in Italia, che è quel paese che ha avuto per decenni la Serie B più forte del mondo, più forte in assoluto, e la C che era un discreto campionato da cui venivano calciatori interessanti. Tutto questo l'abbiamo perso perché, anche qui, non facciamo come i giornalisti che dicono ah, il mestiere va male per colpa di internet, no, il mestiere va male perché tu non hai capito l'evoluzione di internet. E lo stesso per il calcio italiano, non è che il calcio italiano va male per la globalizzazione degli stranieri, perché gli stranieri ci sono anche da tutte le altre parti, ma male perché nessuno ha saputo capire l'evoluzione del calcio moderno e governarla, che è una cosa ben diversa. Se la subisci, questi sono i risultati, e questo è, secondo me, è un dato di fatto importante. Quindi hanno fatto bene i tifosi a creare un precedente, anche perché, e qui si torna al management, no? Alla governance della Lega, ma se te dici partiamo con le seconde squadre e solo una società fra tutte fa la seconda squadra, dici, cioè, vabbè, va, non è cosa perché evidentemente non è stata apprezzata, perché non ha attecchito. Nel momento in cui attecchirà, nel momento in cui sarà apprezzata, allora organizzeremo il tutto in maniera migliore. In questo modo mi sembra assolutamente male organizzata, mal proposta, e oltretutto sti ragazzi, che poi alla fine non hanno colpa perché anche loro cercano spazio per giocare, si ritrovano nella Juventus Under 23 e mi immagino sbeffeggiati, per non dire peggio, uso un eufemismo, appunto sbeffeggiati in tutti i campi in cui andranno di provincia. Quindi sì, ho apprezzato, devo dire, una presa di posizione che mi ha colto di sorpresa, l'ho apprezzata molto per le mie idee appunto sul calcio da una parte, e di cui condivido i principi fondanti. Grazie davvero a Francesco Caremani, ci rivediamo la prossima settimana.